l'associazione ogni volta che si incontra a livello nazionale crea le condizioni per incontrare artisti attenti a quella dimensione propria che è della propria identità, quindi l'attenzione ai giovani, l'attenzione alla condizione giovanile. E il film di Paolo che vedremo stasera ci ha molto colpito a Giffoni, abbiamo condiviso la visione insieme penso a 1000 bambini. Vieni Paolo, un applauso al nostro regista. Abbiamo condiviso insieme questa bella esperienza di visione insieme a quasi circa 1000 bambini che si sono commossi, hanno seguito e hanno lavorato come giuria, fra l'altro, perché ti hanno anche premiato, hanno premiato questo percorso a Giffoni. Ecco, è il primo dei due appuntamenti che noi dedichiamo al nostro consiglio, durante il nostro consiglio direttivo nazionale. Questa sera Paolo presenterà il suo film in anteprima, no? Sì, in qualche maniera, sì. Perché mi sembra che ufficialmente esca il 15 novembre, e dico che Paolo è disponibile anche, qui sono presenti anche insegnanti e operatori culturali, disponibile a promuovere l'esperienza del film anche nelle città di provenienza. Ma prima di cominciare, tornando alla questa serata, benvenuto Paolo, grazie per la tua presenza. Grazie a voi, grazie. Una storia particolare che nasce come? Come sono particolari le storie di ognuno di noi. Per noi intendo tutti coloro che stanno, e in particolare quello che ci ha colpito è questa voce insistente che nessuno ascolta, e quando per caso ti arrivano alle orecchie poche parole, non tante, erano due righe di una lettera scritta da due adolescenti guineiani, Yagin e Fodé. Abbiamo cercato, non c'erano notizie sulla loro storia, sulla loro avventura. Quelle poche parole però ci hanno fatto immaginare tutta una storia grande, importante, e siamo andati a cercarla e abbiamo letto per intero la lettera che voi conoscerete dal film. E poi dobbiamo vedere il film. Sì. Certo. Allora, la risposta alla loro lettera. Al termine della proiezione, Paolo è qui con noi per... Se non sarete morti di stanchezza, di noia. Sì. Tre anni fa, quando sono andato a conoscerli attraverso la comunità di Sant'Egidio, siamo riusciti a ricostruire la vita dei due adolescenti
erano guineiani, venivano da Conakry e attraverso la comunità di Sant'Egidio abbiamo rintracciato i loro genitori. Il padre nel cortile, io ho girato veramente nei luoghi, l'aeroporto di Conakry, la casa di Egin, la casa di la casa è un termine. Il papà e la mamma sono loro, interpretano loro stessi. In quel cortiletto io ero con una piccola telecamera e lui mi raccontava di Yagin che sognava di fare il pilota perché andava a studiare la sera in questo unico luogo illuminato di un'immensa baraccopoli, contenitore di una umanità non è censita, dai 4 ai 6 milioni di abitanti. A scuola i ragazzi, quelli che riescono ad andarci, scrivono quello che il loro insegnante, e il padre, il giorno che l'ho incontrato, a un certo punto è entrato nella stanza di Yagin, quella in cui ho girato la scena della lettera, è tornato fuori con un piccolo zainetto liso, questo era lo zaino di Yagin. Qui dentro, nella fodera, ha tirato fuori questa lettera, era la brutta copia che il giorno in cui loro, poi la sera sono partiti, senza che nessuno sapesse nulla, e quel giorno l'avevano ricopiata in bella, e la brutta copia lui l'aveva nascosta nel suo zaino di scuola. Per questo si è salvata, perché i loro corpi sono tornati dentro due casse, mai nessuno dei loro genitori ha più potuto vedere il proprio figlio. I corpi sono stati trovati il 2 agosto, ma i bambini erano partiti il 28 luglio. Per 4 giorni hanno volato dentro questo aereo che andava a Bruxelles, da Bruxelles a Rio Conakry, di nuovo a Bruxelles. Solo dopo 4 giorni si sono accorti che c'erano i loro corpi trovati come io li ho rappresentati. Ognuno cercava di scaldare i piedi dell'altro. Per loro l'Europa è veramente una luce, un faro, e loro vanno con questa umiltà, con questo che a noi ha colpito e ci ha indignato il silenzio. Nessuno ha mai risposto. Noi, per rispondere, ad un certo punto abbiamo deciso un bel mutuo sulla nostra unica casa, ma dobbiamo rispondere a questa lettera. L'abbiamo fatto e stanno nascendo delle cose. E cerchiamo una di... importante è questo nostro incontro.